Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di smartwatch. Infatti, grazie ai soliti amici di Soundpeats, vi presento il loro smartwatch davvero interessantissimo. Io sono Paoletto e questa è la mia recensione del Soundpeats Watch di seconda generazione. Il watch arriverà con questa confezione, quella iconica di Soundpeats. Devo dire, ben fatta, con un pochino di specifiche nella parte posteriore. All'interno troviamo ovviamente il nostro watch con già il cinturino da 22 mm a sgancio rapido preapplicato, l'alimentatore, un semplice cavo a pin magnetici, ragazzi, con porta USB. Per ricaricare la batteria di questo watch, che comunque vi anticipo subito che dura davvero tanto, quasi una settimana di utilizzo con questa batteria. E abbiamo una manualistica Quick Start Guide, comprensivo di trafiletto in lingua italiana. Descriviamo immediatamente il nostro watch. Subito, ragazzi, salta all'occhio lo spessore, perché questo smartwatch è davvero sottile. Lo sto provando ormai da quasi una decina di giorni, quindi più di una settimana. Si era iniziato a mettere la maglia a maniche lunghe la sera, ecco, la giacca in pelle leggera oppure una giacca leggermente impermeabile, e non dà assolutamente fastidio con la manica lunga. Lui è davvero molto sottile, ha un frame costruito in alluminio e lo rende davvero, ragazzi, leggerissimo, perché questo watch pesa soltanto 38 grammi, quindi certe volte ci dimentichiamo di averlo al polso. Invece frontalmente vi è un display 1.28 pollici, che secondo me, ecco, intorno agli 1.3 pollici, circolare, è la misura perfetta per un watch, quindi senza essere gigantesco. Lui può star bene sia un polso maschile, femminile, ma anche un polso, ecco, di un ragazzo più giovane, di un bimbo, può stare davvero, ragazzi, bene, perché non è esageratamente grande. Un display 1.28, un TFT LCD dalla buona risoluzione, non altissima. Anche la luminosità all'esterno, devo dire, non è tra le più alte sulla categoria di prodotto, ma una buona gamma cromatica. Sotto la luce diretta del sole, ecco, si inclina leggermente, comunque si riesce tranquillamente a fruire di tutti i contenuti all'interno del nostro watch. Invece nella parte posteriore, completamente costruita in policarbonato, vi sono i pin per ricaricare la batteria e vi sono i tre sensori. Tre sensori che possono rilevare in automatico il battito del cuore. Devo dire, la misurazione del cuore è abbastanza precisa per la categoria di prodotto, in grado di rilevare anche l'ossigeno nel sangue. Diciamo, non si discosta tanto dalle misurazioni fatte anche con il mio saturimetro da dito. Comunque ci c'è e ce lo teniamo. Non misura temperatura e minima e massima, quindi abbiamo le classiche misurazioni. Per il resto lui è il classico Bluetooth Watch o Watch Bluetooth, privo di speaker e privo di microfono, quindi non sarà possibile, come al solito, rispondere alle notifiche, ma neanche alle chiamate. Sarà possibile comunque rifiutare tutte le nostre telefonate, ragazzi, in arrivo. Bluetooth 5.1, molto stabile, l'ho provato sia con iPhone un paio di giorni, ma l'ho provato principalmente con il mio Google Pixel. E anche chiudendo l'applicazione il multitasking, dopo aver concesso avvio automatico, esclusione dall'ottimizzazione batteria Android, tutta la tiritera di per far funzionare queste applicazioni, devo dire, non si è mai disconnesso. All'accensione la mattina, un paio di volte del telefono, ho dovuto riaprire l'applicazione, ma due volte sporadicamente, quindi non è una regola. Il software all'interno, ragazzi, è molto semplice, ve lo illustro rapidamente. Si abbassa la tendina, i soliti toggle rapidi, che ci rimanda al non disturbare, anche programmabile, per fortuna. La luminosità è poco altro, dal basso verso l'alto invece vi è il drawer delle app, ossia tutto quello che c'è all'interno del nostro watch, dalle misurazioni del sonno, che le ho trovate abbastanza precise, al riepilogo dei nostri passi,
cuore, distanza percorsa, calorie bruciate. Ci sono gli sport, ne monitora alcuni, non tutti, è privo di GPS, ma è possibile lanciare un'attività con GPS dall'applicazione. Si accenderà automaticamente il watch e partirà la nostra applicazione, ragazzi, l'attività sportiva che è più precisa, fatta solo rispetto a farla solo con il nostro watch. Per il resto, ragazzi, lui è impermeabile IP68, non monitora il nuoto, ma l'ho lavato, l'ho immerso, l'ho bagnato e non si è rovinato. Invece lateralmente abbiamo i soliti widgettoni con meteo, esercizi di respirazione, perché lui fa anche esercizi di respirazione, poi sarà possibile fare timer, sveglie e cronometro. Per il resto, ragazzi, non ho trovato altre funzionalità, diciamo, particolari su questo watch, se non quella di, ecco, ricevere le notifiche. Ci fa leggere buona parte delle notifiche, vediamo se vi faccio vedere ora, ma bisogna andarla a ripescare dal drawer delle app. Quindi non c'è un widgettone scorrendo dedicato alle notifiche. Comunque le notifiche, faccio vedere qualcosa. Eccoci qua, ci fa vedere bianco su nero, le notifiche non saranno grandissime, ma la vibrazione è molto importante. Vi ho detto che la batteria dura tantissimo, vi ho specificato l'impermeabilità di questo watch e ora vi dico che sarà possibile cambiare anche le watch face. Non ne sono tantissime, ma quelle che ci sono abbastanza belline, fatte bene. In più, oltre a quelle, insomma, preimpostate nell'orologio, ce ne sono due. Sarà possibile aggiungerne una scaricata che si andrà ogni volta a sovrascrivere, ma sarà possibile impostare una watch face con una nostra fotografia. Molti mi chiedete questa funzione. Bene, ragazzi, questa funzione su questo watch c'è. Amici FunBlock Italia, chiudiamo questa recensione. Io vi consiglio il Watch 2, ma lo consiglio a chi vuole, ecco, un buon fitness tracker senza impegno, cioè un fitness tracker che non costi tanto, soprattutto che non vi impegni il polso con dei patacconi immensi, seppur si va, ecco, a perdere uno schermo in AMOLED che qui non c'è, oppure la possibilità di rispondere alle chiamate. Comunque lui è molto sottile, ha un'ottima durata della batteria, vi farà vedere principalmente la notifica di tutte le applicazioni a scelta del nostro telefono tramite l'applicazione. Lo potete bagnare. Per lo sport, a livello, una solita camminata dopo cena, ragazzi, si può fare. I cinturini si possono cambiare e le misurazioni non sono tanto distanti dai competitors su questa fascia di prezzo, quindi, ragazzi, ci siamo. Io ringrazio Soundpeats per questo watch in prova e ve lo lascio linkato in descrizione a questo video, ovviamente da Amazon Italia, quindi con tutte le garanzie che Amazon ha da offrirci, quindi assistenza, garanzia, reso e spedizioni Prime. Vi ricordo di spolliciare il video, iscrivervi al canale, venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social. Vi ricordo anche di venirmi a trovare su Telegram, che è appunto offerto il mio canale ufficiale con tanti codici sconto. Noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video e, come sempre, grazie per il vostro tempo. Ciao!